Dopo 2 giorni di riposo è iniziata ieri la preparazione dei rossoblù in vista della difficile trasferta di domenica prossima, quando gli squali faranno visita al Cagliari di Rastelli. Davide Nicola, ancora privo dei nazionali che sono tornati nella giornata odierna, tranne Rodien già tornato ieri, ha guidato il primo allenamento settimanale nel pomeriggio presso la struttura sita in zona Gabella Margherita, appena fuori città, in attesa che vengano ultimati i lavori che permetteranno alla truppa rossoblù di allenarsi costantemente presso la struttura del Borgo Antico. A proposito di nazionali, buona ancora una volta la prova di Rolando Mandragora, che lunedì è stato schierato titolare da Gigi Di Biagio nella nazionale Under 21. Il centrocampista napoletano ha indossato la maglia numero 10, giocando però al centro della difesa accanto a Romagna e destreggiandosi alquanto bene. Sembra totalmente recuperato invece Rodien, mentre sarà ancora difficile vedere arruolabili Nalini e Tonev alle prese con dei noiosi acciacchi. Comunque, al di là delle assenze, siamo certi che il tecnico piemontese starà lavorando sodo per preparare al meglio il match di domenica. Intanto, al termine dell'allenamento di ieri, abbiamo ascoltato le prime impressioni da calciatori rossoblù di Pavlovic e Simic grazie alle telecamere di FC TV. Il primo allenamento finito, grande gruppo e sono contento di essere qua. Di certo, allora spero che do una grande mano alla squadra e mi hanno detto che il gruppo è grande, allora non è facile la Serie A, ma noi facciamo il nostro migliore. Non ho giocato contro, ma è una squadra che gioca con cuore, che gioca con sempre 100%, e non era facile giocare contro la Crotone. Certo, il nostro obiettivo è la salvezza e noi dobbiamo cercare sempre di fare i punti, e poi il massimo è dal nostro migliore, e anche contro, adesso quando giochiamo contro il Cagliari, vogliamo fare il nostro migliore e portare punti a casa. Quando sono arrivato mi è piaciuto molto il gruppo, tutti i ragazzi ottimisti, si sente già dal primo momento un bel gruppo. L'allenamento è andato al 100%, che mi piace, e non vedo di iniziare a giocare e andare avanti. Sì, ho avuto quella fortuna che ho abbastanza viaggiato nel mondo, ho giocato anche tante partite, specialmente l'anno scorso, che in totale ho fatto 50 partite con l'Europeo. In questo sono molto contento che sta andando bene, spero che continui così. Sì, conosco Barberis, conosco Crociata, San Pierisi, conosco dal Genova. Poi conoscevo Noé Dussen, Leonardo Capezzi. Specialmente Capezzi mi ha sorpreso con un messaggio quando ha visto che vado a Crotone, mi ha parlato molto bene del Crotone. Domenica 3 settembre, presso il Crossodromo di Rocca di Neto, è andato in scena il primo memorial Checco Maida. Tanti corridori presenti, tutti uniti nel ricordo del giovane pilota crotonese scomparso tragicamente. Sì, effettivamente questo è il primo memorial che facciamo, congiunto con la seconda prova di campionato regionale motocross calabrese. Come vedete, adesso ci sono i bambini in pista. Che dirvi? Dobbiamo, è un modo per che mi lacera dentro, però è un modo per tenere vivo la memoria di mio figlio. Bisogna dire che è sempre bello venire qua, è bello, adesso c'è anche il ricordo di tuo figlio, purtroppo non è questo quello che avremmo voluto vederlo qui competere e magari anche vincere. Sì, sarebbe stata la gara di casa. Noi ci alleniamo sempre qua, ci allenavamo, quindi doveva essere sulla carta il preferito, no?
anche se quest'anno adesso non avrebbe fatto più la classe 85, ma avrebbe salito sulla moto più grande, vista l'età, avrebbe compiuto 15 anni a maggio. Quindi niente, come dicevo, a me non fa bene essere qui, però c'è la mia famiglia che mi aiuta al bar, i miei figli, le altre tre bambine, quindi lo facciamo con un chiodo fisso al cuore, però lo devo fare, devo tenere aperta, viva la memoria di mio figlio, non lo posso assolutamente, non lo voglio non minimamente dimenticare, quindi è l'unico modo, anche se inizialmente avevo deciso di chiuderla definitivamente la pista, però mia moglie non ha voluto, i miei figli non hanno voluto, perché è così. Ed è giusto che sia così comunque. Non c'è alternativa, devo fare così. Ascolta Massimo, adesso il lato sportivo, questa hai detto che è una gara regionale. Sì, sì, è la Fattappa, la seconda prova di campionato regionale calabrese, quindi è una gara titolata a livello regionale, quindi i piloti prenderanno punti nella classifica del regionale calabrese. Ci sono pure amici di fuori regione, pugliesi, qualche siciliano, la giornata premette bene, e quindi abbiamo preparato la pista al meglio per far dare la possibilità ai ragazzi di continuare a gareggiare su questo circuito.